quel del giardiniere. Un Surian grosso, cattivo, che da sempre una gran fan, guardati, no? Ma... Sì! Il gran giorno è arrivato. L'Accademia Teatrale Campo Gagliani è pronta per il debutto della rassegna invernale 2021-2022, con cui celebra l'importante traguardo dei 75 anni di attività. Lo farà domani sera con Al gatto in cantina, una brillante commedia dialettale che, come l'Accademia, compie proprio 75 anni. Il gatto in cantina fu rappresentato alla Sala Arte Gatti come terzo spettacolo dell'Accademia proprio nel 1946, quando l'anno in cui l'Accademia è stata fondata. Evidentemente, se era già il terzo spettacolo, è stata fondata in settembre l'Accademia, questo era già il terzo spettacolo, l'Accademia era già prolifica allora, aveva già in produzione molti spettacoli anche alla sua nascita. Comunque, il Gatto in cantina, che è nato come commedia in lingua italiana, è stato trasposto in dialetto mantovano proprio da un attore della Campo Gagliani della prima ora, Luigi Zuccaro. Graziella, Graziella sta allegro, perché è proprio un gran bel fiutello. Sì, è un gran fiutello. Ma è un bel fiutello, va bene. Ma è una brava persona, è un tutto il serio, sarà mio un liberale, ne? E tu sei bigotta, tutti bigotta. Oh, serio, chi è fatta? Ammudela Zubno! Con Al gatto in cantina, magistralmente interpretato dagli attori della Campo Gagliani, il divertimento è assicurato, ma la commedia porta con sé anche un valore molto importante. Il dialetto effettivamente non viene più proposto dalla Campo Gagliani da tanti anni e quindi mi piaceva fare un'operazione di recupero di una lingua, la nostra lingua, che un pochettino sta andando perdendosi. E infatti c'è anche un valore, diciamo, ulteriore in questa commedia, cioè il fatto che ci siano più tipi di dialetti mantovani rispetto a, diciamo, una volta dove c'era solo effettivamente un dialetto mantovano pulito, in quanto ci sono dialetti della provincia. E non è stato facile proprio avere gli attori che parlano in dialetto, alcuni si sono fatti insegnare dai loro nonni ed è questo proprio il segno, il segnale che la nostra lingua un pochettino sta per essere dimenticata e quindi anche questo mi è piaciuto riproporlo al pubblico mantovano. Per la prima di domani sera e la replica di domenica i posti ancora contingentati sono esauriti, ma alla luce del nuovo decreto in vigore dall'11 ottobre, con i teatri che tornano al 100% della capienza pur con il rispetto di tutte le disposizioni anti-Covid, per gli spettacoli dal 15 ottobre in poi è aumentata la disponibilità dei posti e quindi non resta che prenotare. Tutte le informazioni si possono recuperare sul sito internet dell'Accademia. Guarda gatta scamo via, sta seduta al giami mia, guarda gatta il più per rapporto.